Ben ritrovati, siamo questa sera in compagnia di Ritanna Armeni, autrice, giornalista e scrittrice dell'ultimo libro che ha pubblicato, ovvero Il Secondo Piano, un romanzo storico che narra la storia di questi ebrei fuggiti dal rastrellamento del ghetto di Roma nel 1943 e accolti nel convento delle Suore Francescane della Misericordia di Poggio Moiano. Una storia davvero avvincente che narra di questa vicenda di coraggio di queste suore francescane e chiedo direttamente all'autrice chi sono i veri protagonisti di questo romanzo. Dunque, questo romanzo che si chiama Il Secondo Piano e che appunto, come hai detto giustamente, è un racconto di quegli ebrei che le suore hanno salvato. E in questo romanzo i protagonisti sono le suore. Il mio non è un libro sulla Shoah, per intenderci, è un modo per raccontare una storia davvero sconosciuta e per me sorprendente. È stata una sorpresa scriverla, spero che sia anche una sorpresa leggerla, perché racconta di un episodio della resistenza, dell'occupazione nazista di Roma, ai più sconosciuto e comunque molto trascurato anche dalla grande storia sia laica che cattolica. Le suore invece sono state protagoniste di una cosa enorme, cioè a Roma c'erano dai 9.000 ai 10.000 ebrei e sono stati salvati dai conventi a prevalenza femminile, circa 5.000, dai 4.500 ai 5.000. E si sono aperti all'epoca agli ebrei 250 conventi e quindi è stata una cosa enorme, di grande importanza. Solo che, come dire, è rimasta sconosciuta, è rimasta ai margini della grande storia. Io ho voluto ritirarla fuori attraverso il racconto di quel che avvenne in un convento. Per scrivere proprio di questo romanzo ha dovuto ovviamente lavorare quasi come una storica e vedere tutto quello che è stato scritto in merito all'apporto dei religiosi e le religiose contro il nazismo e quindi come apporto alla resistenza. Che idea si è fatta di questo tipo di apporto? Dunque, io mi sono fatta un'idea, naturalmente qui c'è un dibattito storico molto complicato sul quale per esempio gli archivi vaticani hanno ancora molto da dire, ancora sono in gran parte sconosciuti. L'idea che io mi sono fatta è un'idea che riguarda soprattutto le suore, appunto, proprio perché sono protagoniste del mio libro, ed è quella che i conventi e le suore si aprirono per un'azione di carità, una carità, la carità che non è un sentimento in questo caso passivo, è un sentimento di resistenza molto attivo. Le suore hanno fatto cose sconvolgenti anche per loro stesse in quel periodo. Quindi l'idea che mi sono fatta è che il mondo delle suore, ma anche dei preti, intendiamoci, le suore furono di più, ma si aprirono, si siano in quel periodo si siano molto aperti e abbiano fatto cose appunto di cui non so perché non si ha memoria, non si ricorda, ma anche la stessa storiografia cattolica ne parla poco. Si siano aperti e abbiano protetto gli ebrei in primo luogo, ma poi anche i disertori, anche i soldati che fuggivano, eccetera, dall'occupazione tedesca. Lo abbiano fatto in massa, si può dire, cioè l'abbiano fatto in tantissimi, e questo rende il fatto che questa vicenda sia oscurata ancora più misteriosa. Difatti la storia spesso riporta poco le vicende al femminile. E sappiamo però che la partecipazione delle religiose nel mondo è piuttosto elevata e parliamo di 700.000 unità, quindi una componente che è quasi 2/3 Le della suore sono Chiesa. tante, le suore sono Esatto. tante, sono Secondo sì. lei qual è il ruolo delle religiose nel mondo odierno? Guardi, ancora una volta è un ruolo sconosciuto. E io, grazie a questo libro, sto incontrando molte suore e anche grazie al mio lavoro per la rivista Donne Chiesa Mondo ne ho incontrate moltissime e ho dovuto, come dire, sono contenta di averlo fatto, abbattere tutti i pregiudizi che c'erano in me su questo mondo, che è un mondo laborioso, un mondo attivo, è un mondo che sta dalla parte degli emarginati, davvero, nelle parti del mondo più dure, e che è capace di coniugare laboriosità e comunità, cosa che nel mondo non avviene così facilmente. Le suore si mantengono, come si sa, contrariamente ai sacerdoti che vengono pagati dal Vaticano, e quindi hanno bisogno continuamente di lavorare, di produrre e di inventarsi il lavoro. E a me mi ha molto colpito la concezione moderna che c'è nelle suore. Le suore sono molto moderne perché hanno un'idea grande di libertà. Spesso per diventare suore devono battersi contro la famiglia, hanno una loro autonomia economica innanzitutto.
spirituale ovviamente, e questo le rende molto partecipi di quel gran movimento di rinnovamento femminile che c'è nel mondo. Secondo me oggi sono persino all'avanguardia. Ringrazio Ritanna Armeni per la sua partecipazione a questa serata che è voluta dalla Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura in collaborazione con le Suore Paoline, con le Fiamme Verdi e con le ACLI provinciali di Brescia. Ricordo la lettura del libro Il Secondo Piano, edito da Ponte alle Grazie, da pochi mesi in libreria. Buona lettura.